Secondo me avremmo potuto fare di più, però è stato l'ottavo posto è stato una buona posizione a mio modo di vedere, ma avremmo potuto vincere prima con il Veneto per andare nelle prime quattro, poi magari giocarcela con la Lombardia e arrivare per il terzo e il quarto posto. Magari diremo ai nostri compagni di squadra che il livello al di fuori della Puglia è molto alto, perché ci siamo resi conto che in Puglia il campionato è qualcosa di veramente di molto piccolo rispetto a quello che c'è fuori dalla Puglia. E quindi diremo questo ai nostri compagni di squadra. Inizialmente ero molto teso, sono un ragazzo abbastanza emotivo, quindi ero molto teso verso l'inizio del trofeo, per il confronto con queste squadre forti come anche più di noi. Poi in seguito, anche grazie ai discorsi del nostro allenatore, che è un bravissimo motivatore, sono riuscito a sbloccarmi e quindi a vincere questo riconoscimento. Questo era l'obiettivo che ci eravamo posti prima di arrivare qui al Trofeo delle Regioni. Abbiamo fatto due tornei di preparazione e abbiamo valutato quello che era effettivamente il valore di questo gruppo e abbiamo constatato che per potercela giocare dovevamo far fronte a tante cose che andavano anche oltre al discorso tecnico-tattico. I ragazzi sono stati bravissimi a buttare il cuore oltre l'ostacolo. E nonostante un girone molto 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 difficile, siamo riusciti ad ottenere comunque degli ottimi risultati dal punto di vista del numero delle vittorie, che poi ci ha consentito di arrivare tra le prime otto. Quello che c'è da sottolineare è che al di là dell'arrivo tra le prime otto, quello che hanno dato i ragazzi in questi 6 giorni è stato qualcosa che io non avevo mai avuto modo di allenare. Ragazzi meravigliosi, stupendi, che si sono impegnati fino all'ultimo secondo, si sono buttati su tutti i palloni e che ci hanno permesso di rappresentare al meglio la nostra regione. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro e qui abbiamo avuto finalmente delle risposte importanti dei ragazzi, soprattutto a livello di intensità. Sono stati bravi nel mettersi in un contesto di livello più alto, soprattutto a livello di intensità, e hanno dimostrato di starci. Ci siamo giocati tutte le partite, tolta quella con la Toscana, dove eravamo cotti e dove obiettivamente c'era una superiorità troppo netta, ma per il resto con tutte le regioni abbiamo dimostrato di reggere, di tenere botta. Questo soprattutto grazie al grande lavoro fatto dallo staff tecnico in questo periodo e dai ragazzi che hanno buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo.